limosna por el amor de Dios è l'ultima composizione di Mango Re. Il pezzo si basa su una storia vera. Ecco cosa racconta la leggenda. 2 luglio 1944. Mango Re era a San Salvador in mezzo a una lezione quando all'improvviso qualcuno ha suonato alla porta. Barrios aprì e trovò un'anziana con la mano estesa che gli chiese un'elemosina, per l'amor di Dio. Mango Re ha regalato alla donna delle monete e poi è tornato dall'alunno con un leggero sorriso. L'ha guardato e ha detto: sto lavorando a un pezzo nuovo e adesso so cosa mancava. Il suono dei colpi bussando alla porta. Barrios è morto il 7 agosto del 1944 e ha lasciato il pezzo finito ma senza titolo. Quando l'alunno che era con lui ha raccontato questa storia, il pezzo è stato chiamato Una limosna por el amor de Dios. E per essere stata anche l'ultima composizione di Mango Re, è spesso chiamato El ultimo canto o El ultimo tremolo. Il suono della porta appare fin dalle prime note. E non se ne andrà mai. Il suonatore deve tentare di dare alle due note consecutive il loro carattere persistente e supplicante.